devo dire che vedere Matrix su un TV del 65 ne tira fuori la vera essenza. È proprio incredibile. E spero che l'audio non faccia scattare il copyright su YouTube, se no comincio a bestemmiare come un turco. A bestemmiare come un turco! Non male, direi. Pillole di random hacking. Io ho qua un contenitore con del vecchio gasolio che tempo fa ho mischiato con dell'olio motore, dei residui di dei fondi di contenitori per l'olio dell'auto. E questo lo uso di solito per pulire parti meccaniche, cose così. Ho scoperto una cosa molto bella, che il gasolio funziona molto bene nelle lampade. Quindi non mi serve comprare il petrolio, che costa più del gasolio, e come vedete funziona benissimo, non fa nessun fumo, brucia molto bene, e ora ho come riempire le lampade in modo più economico quando manca la luce. E sono lampade che io adoro particolarmente, mi piacciono veramente tantissimo. Qui dice use only kerosene. Il kerosene è una specie di benzina, ma come vedete funzionano benissimo anche con il gasolio. Infatti adesso riempio anche questa, che si è asciugata. Queste sono lampade recenti perché hanno la sicurezza, la maledetta sicurezza, che le rendono fastidiose da aprire. Completamente asciutta. Asciutta perché il petrolio evapora. E quindi ora prenderò questo gasolio e lo verserò piano piano nella mia lampada. Non so se si vede il colore, ma è colore di gasolio. Ok, direi che l'ho riempita, ve lo faccio vedere, vedete, è un colore così, gasolio. Non so neanche da dove viene, sinceramente. Credo di averlo da un sacco di tempo. E quindi, riempito. Chiudiamo. Premendo. Verifichiamo che non perda. Ma non perde. E se perde qualche goccia, vaffanculo. E proviamo ad accendere. Agitiamo un pochetto, facciamo andare il gasolio nella cosa qui. Ok. E vediamo come va. Ed ecco fatto, si accende. Si accende, adesso ovviamente farà un po' di fumo, ma bisogna regolarlo in modo che non faccia fumo e siamo a posto. E anche questa lampada è ok. Perfetto. Riempio anche questa, che è una lampada che ho da più di 20 anni, infatti non ha la sicurezza alla catenella qui, forse perde da sotto, ma me ne sbatterò. E a questo punto le riempio tutte, vaffanculo, vediamo se riesco.
Ma sì, dai, va bene così. Questo è molto facile da chiudere. Probabilmente dovrei togliere la vernice, risaldarla a stagno e poi magari riverniciarla. Ma me ne sbatto. Tiriamo fuori questa. Va bene, questa la si può accendere subito, secondo me. Con l'accendone, guardate lì. Perfetto. Il gasolio vince. Peraltro aggiungerei che il gasolio è molto più sicuro del petrolio perché è meno infiammabile e si spegne molto facilmente. Infatti la lampada a petrolio di solito per spegnerla devo abbassare la fiamma qui e soffiare. Qui invece basta proprio soffiare e si spegne subito. Molto molto più sicura. Ottimo. E siccome, come immaginavo, questa contrazione di cagata vomitata mi è rimasta nelle mani, questa troiata inutile che si sono inventati per la sicurezza dei maledetti bambini che possono aprire i tappi, ma andassero tutti a fare in culo loro e i bambini, oh, come se noi fossimo tutti morti in un periodo storico in cui i tappi si aprivano e basta. E invece eccoci qua. Ora queste stronzate di sicurezza io le trovo assolutamente insopportabili. Siccome mi è rimasto nelle mani, io proverò a modificarlo eliminando questa cagata, saldando questa parte a questa parte in modo da ottenere un tappo fisso, togliendo questa inutile molla del cazzo, che è quella che è effettivamente saltata via. Molla che tiene questa parte qui bloccata, e io salderò qua all'interno, sporco di gasolio, me ne fotto e provo e vediamo cosa succede, vediamo se il gasolio prende fuoco saldandoci, cosa che non credo accadrà, ma io salderò a stagno, dovrebbe essere latta, quindi dovrebbe essere facile. Forse rovinerò una lampada, non lo so. Però io ci provo. Io ci provo ficcando una palla di stagno colossale, effettuando una brasatura. Sembra funzionare. Ora, se prendessi anche l'interno del tappo, sarebbe una cosa buona. Sì, funziona. Forse. Non lo so, forse qua non si riesce a saldare. Forse questo non è stagnabile. Proviamoci così. No, eppure prende. Eh sì, perché questo è ferro. E se questo è ferro, bisogna poter saldare. Eh sì. Sì, sì, si può. E allora lo stagno in due punti e ci metto un po' di pasta salda. Me la metto con questo cacciavitino. Lo vedete, tutto bollente. Sto facendo veramente un... Sì, sì, la pasta salda vince. Cloruro di zinco funziona. Guardate, sono riuscito a stagnare perfettamente. Pasta salda a non finire. Brasatura a stagno. Ottimo. Ora gli sbatto questo. Vediamo se riesco a... Sì, sì, riesco. Riesco chiaramente.
e abbiamo così mandato a fare in culo la sicurezza. Un po' di pasta salda in più. Questa fa proprio bagnare lo stagno dove serve. E quindi ora io posso sparpagliarlo. Ok, è fatta. Potete vedere benissimo come si è saldato. Forse c'è un po' troppo stagno, non lo so, ma tanto la filettatura sta qui. Non sta qua dentro, è qui la filettatura. Vedete questa parte che sigilla, qui batte la guarnizione. Quindi siamo a posto, adesso devo asciugarlo, pulirlo un attimo. E vedere se riesco a chiudere bene. Se questa cosa funziona faccio la modifica anche sulle altre, così vaffanculo questa molla del cazzo e questa sicurezza totalmente inutile. Ed è il momento della verità. Lampada fillata, tappo asciutto, come vedete è venuto perfetto. Qui c'è la guarnizione, eccola qua, vediamo se chiude. Ah, adesso sì che chiude perfettamente, fantastico. Ora posso chiudere e aprire senza dover fare movimenti del cazzo. Bene. Modificare immediatamente, subito, anche le altre lampade, subito! A chi cazzo è venuto in mente questa stronzata? Io non lo so. Anche perché poi è una produzione cinese, cosa gliene fotte? Cosa, vedete, gira a vuoto, devo premere e fare una fatica della Madonna per schiacciare, per aprire sta cosa, e non si apre! Mentre questi cosi si muovono in modo indecente, si andrebbero sigillati bene. Ok, ora vediamo se riesco a svellere questo tappo. Sì, mi conviene aprire la molletta. Quindi togliamo dal cazzo questa lampada, apriamo anche questo tappo. È duro e gira a vuoto. Ecco, vaffanculo. Niente, è un casino. È un fastidio. Leviamo dal cazzo le lampade, le mettiamo qua vicino al telefono, così si sporcherà tutto di gasolio. Quindi, ripeto, bisogna togliere questa molletta del cazzo. Ecco. Via dal cazzo. Togliere la molla della minchia e quindi via questa inutile cagata vomitata. Poi a questo punto posso fare direttamente così, posso sporcare il mio tappo così con magari non troppa pasta salda, ecco, e glielo ficco. E così poi saldo direttamente, perché questa è latta, sostanzialmente è latta. Metallo normalissimo, non è acciaio, non è merda inossidabile. E quindi ora cafuddo stagno, e posso usare anche lo stagno più grosso. Userò questo che è stagno del cazzo, di quello spesso, violento, questo è stagno violento. Probabilmente ha già un disossidante più acido. Ecco, così. Forse questo è veramente uno stagno del cazzo. Sì, non so che stagno è questo. Sì, però sta funzionando. Deve solo scaldare tanto. Sì, sì, funziona. Non è proprio uno stagno ideale, ma funziona molto meglio. Ok, nel momento in cui si scalda tutta la parte metallica, qui saldare diventa facilissimo. Ho
e questo è fatto. Ora facciamo questo e abbiamo finito. Il trucco è scaldare tutto per bene. Deve scaldarsi tutto il tappo. Ecco, ora lo scaldo dall'altro lato. E così diventa tutto rovente. Perfetto, due punti qua. E abbiamo ufficialmente mandato a fare in culo la sicurezza. Evviva! Tappi di sicurezza, mandate a fare in culo voi e i tappi di sicurezza. Chi è? Questo è venuto addirittura meglio dell'altro. Ok, facciamo raffreddare e vaffanculo. Questo si è raffreddato? Vediamo. Quasi, però, come vedete, è venuto perfetto, saldato senza queste cagate inutili, le cagate, le molle cagate di sicurezza cagate che non servono a un cazzo se non a fare venire i nervi. Queste clip sono storte e schifose, le butto via. Queste molle invece si conservano nel cassettino delle molle. Cassettino delle molle che non trovo mai. Eccole qua, molle. Voilà. Ed eccoci quindi alla prova finale. Abbiamo appena eliminato la sicurezza sui tappi e questo ci permette comodamente di aprire e chiudere la nostra lanterna senza nessun problema. Ora questa è ancora calda e quindi non chiude bene perché si è probabilmente un po' dilatata, ma come vedete è estremamente facile adesso aprire e chiudere. Perfetto. Voi non fatelo mai. Non fatelo mai. Ma io lo faccio. Perché queste cagate mi hanno rotto il cazzo. Gasolio. Affanculo il tappo di sicurezza. Lampade funzionanti. Tra l'altro, come vedete, non c'è verso di dar fuoco al gasolio in modo semplice ed è un combustibile molto più sicuro, a mio avviso, rispetto al petrolio. Il petrolio si incendia molto più facilmente, il gasolio no. Prova ne è che per spegnerle basta soffiare, mentre col petrolio non è sempre facile. Ah, ecco, una prova che non ho fatto è spegnere abbassando al massimo la... Se io abbasso al massimo questa, il petrolio non mi si spegne. Ma come vedete, il gasolio sì. Ottimo. Grazie, arrivederci. E per finire proviamo una lampada più tradizionale. Le precedenti lanterne le ho comprate d'occasione, costavano 2 euro l'una o qualcosa del genere. Questa invece l'ho trovata nella spazzatura ed è una lampada. Sotto è riempita, sembrerebbe di sabbia per renderla stabile, e poi questa si svita semplicemente da sopra. E vedete, c'è la sua cosa qui, la wick, come si dice, la trecciola. È quasi vuota, c'è forse un po' di petrolio. E quindi adesso la riempio col gasolio. La riempio col gasolio.
con il gasolio e vediamo come si comporta, vediamo se riesco a non... intanto vediamo se perde. Ecco, la riempio un po'. Ovviamente io faccio sgocciolare tutto perché sono un coglione patentato, ho proprio la patente di coglione. Va bene, e non è pieno fino all'orlo, ma direi che va bene così. Ora con uno straccio sporco di feci puliamo. Tra l'altro si lucida anche. Così possiamo verificare se effettivamente perde o no. Questa si avvita semplicemente, magari gli diamo una pulita. Ma sì. C'è anche un coperchio così, guardate, che gioia di vivere. E poi ficchiamo. Avvitiamo senza stringere troppo. Ottimo. Queste linguette sono un po' sottili, questo lo puliamo per bene. Si mette a posto e abbiamo la nostra lampada. Io direi pronta. Adesso dobbiamo aspettare che salga il gasolio. Ecco, una agitata ha sortito l'effetto desiderato. Questa si accende così. Poi si regola. Quindi accendiamo il gasolio, come vedete si accende. Perfetto. Poi la abbassiamo al minimo e gli mettiamo su la sua protezione. Abbiamo la nostra lampada a posto, funzionante, possiamo alzare la fiamma. Gasolio, vittoria socialismo lui, anzi vittoria socialismo lui, come si dice. Funziona, e anche lei una lampada per emergenza, non male devo dire. È bene tenerle pronte queste lampade perché non si sa mai. E niente, le lampade a petrolio mi hanno sempre affascinato, non c'è niente da fare. Se si alza troppo la fiamma fa fumo e quindi sporca la parte interna. Prende aria da sotto, da questi buchini, dalla parte di sotto prende l'aria. E la combustione esce da sopra ed è un bel tepore, devo dire. Tra l'altro credo che il potere calorifico del gasolio sia superiore a quello del petrolio. Devo verificare questa cosa, questo accadimento. Verifichiamo immediatamente. Andiamo immediatamente a cercare un volume che ci possa aiutare in questa nostra ricerca. Vediamo se riusciamo a leggerlo a lume di petrolio, alzando leggermente la luminosità della nostra lampada, perché qui abbiamo delle tavole molto utili se riuscissi a leggere senza gli occhiali. Qua c'è una specie di indice, ma qui ci sono tavole logaritmiche. Una buona parte di questo libro sono tavole logaritmiche. Ma monete metalliche, pesi, misure. Vediamo.
Sistema metrico decimale, aritmetica, monete, pint, quart, gallon, peak, bushel, sack, quarter, inch, vecchie misure italiane, Bologna, piede, braccio, Genova, Milano, trabucco, piede librando, zuccata, Napoli. Allora, Sicilia, che misure ci sono qui in Sicilia? Vediamo. Canna da 8 palmi, piede d'Archimede. Interessante. Misure di superficie agrarie. Sicilia, palmo da 16 tomoli. Misure di capacità. Ma io qua sicuramente il potere calorifico non lo troverò mai. Regole di società. Valori di... vabbè. Valori di matematica, calcoli, logaritmi, proprietà, trigonometria, geometria analitica, ellissi, moltiplica e divisione, trigonometria piana, aree, cilindri, volumi, meccanica, movimento uniforme di traslazione, archi, superficie, tronco, ma qui... Fisica tecnologica, vediamo, peso dei corpi no, però mi sa che ci siamo liquidi diversi. Pietre vulcaniche, legni, calorie, attenzione, calorie, dilatazione lineare, dilatazione cubica, concentrazione, conduttività, coibenza relativa, calore di fusione del ghiaccio, calore equivalente meccanico del calore elettrotecnica, non mi sa che l'ora non c'è, dovremmo cercare su un altro manuale, unità pratiche, assaggi per via umida, regolo calcolatore, utilizzo del regolo calcolatore, molto molto interessante, ma l'informazione che ci serve non... note di radiotecnica, apparecchi riceventi, guardate questo manualetto ha tutto, valvole termoioniche, tensione di schermaggio, e finisce qui questo manualetto del 1944, costato ben 12 lire. Wow. Beh, vediamo a questo punto se trovo qualcosa su questo manuale dell'ingegnere del 1965. Questi li recupero sempre dalle bancarelle perché sono veramente belli. 80esima edizione, quinta ristampa. 1965. Qui abbiamo un indice alla fine, quindi cercherò direttamente petrolio. Se c'è qualcosa, in teoria, allora, qualificata, qui ci sono manuali di costruzione, ma non so, Pelton, perforazione carsica, no, meccanica, allora. Pietrisco, periodo, periodicità, periodo, pietre, non c'è il petrolio, non parla di petrolio, cerchiamo potere, potere calorifico, pompa, pompe, pontili, potenze, potere calorifico, combustibili, 486, pagina 486, eccoci qua, per gli idrocarburi è funzione di bla bla bla, ma non c'è una vera e propria tabella. Ah, ecco, gasolio numero 1, gasolio secondo CUNA, gasolio pesante, petrolio 7, gasolio 1, quindi abbiamo 1 il petrolio, 2 il petrolio pesante, quindi siamo qua sopra, e il 7 è il
petrolio, cioè quindi gasolio, gasolio pesante, siamo alle curve 1 e 2. Gasolio medio, curva 3, gasolio leggero, curva 4. E poi abbiamo il petrolio per turbomacchine che è 5, che è questa qua, e il 6 è il petrolio comune, cherosene, il 6. Quindi tra l'1 e il 6 c'è una bella differenza. Siamo a 280 gradi qui e 160, 200, 210 circa. Ok, molto interessante. L'11 è la benzina. Quindi sì, diciamo che il gasolio ha un potere calorifico maggiore. Molto bene, molto bene. Sono molto belli questi manuali. Peccato che sia un manuale dell'ingegnere. Ok, ora abbiamo anche appurato che la lampada a petrolio fa il suo dovere, però ci siamo anche rotti il cazzo di stare al buio, quindi riaccendiamo le nostre luci. E ora sappiamo che questo è bollente, quindi per spegnere qua devo per forza da sopra soffiare e vedete che fa un po' di fumo, ma insomma è una lampada a petrolio, non è una lampadina. Stupefatto nel vedere i prezzi del petrolio lampante, quello che ho sempre usato per le lampade a petrolio. Ecco perché non ce n'ho mai, perché non lo compro mai, perché ogni volta costa uno sfacelo. Io il minimo che vedo qua è 4,50 euro per un litro. Ma questi sono pazzi, sono pazzi. 7 euro, 10 euro, 7,25 euro, 8 euro, 11,40 euro. Bumma! E che cazzo è distillato a mano dai monaci stiliti ciechi?